siamo Enrica e Nicola. E circa 2 anni fa abbiamo perso la nostra bambina, Flavia, a 7 anni per un malore improvviso e inaspettato. In un secondo abbiamo perso il senso di tutto, e nulla aveva più un significato né noi stessi né nel mondo, niente, qualsiasi cosa aveva perso di senso. Dentro di me e dentro penso ogni mamma che ha avuto la sfortuna di vivere questo grande dolore, c'è una sorta di disgregazione quando si sfiora un pochino la follia, quindi la sensazione di disgregazione totale. Ho chiesto consolazione, in qualche modo di essere sollevata o comunque di delegare questo dolore quando diventava veramente insopportabile, e in quei momenti mi sono sentita abbracciata. L'assenza di Flavia ha aperto in realtà dentro di me un mondo, ha ampliato la mia visione del mondo, della vita e del senso di tutto. Subito dopo che Flavia è andata via, che i primi giorni, i primi mesi, diciamo, era tutto così, oltre il dolore forte, ma anche proprio così, eravamo un po' avulsi proprio da tutto il resto. Come se fossimo usciti da un sentiero, avessimo imboccato una strada senza via d'uscita, diciamo. E poi con la stanza accanto, con padre Bernardo, i primi incontri, abbiamo cominciato a capire che c'era un nuovo sentiero che avevamo imboccato. Prima eravamo in 3, ora siamo in 4, noi diciamo così, è così. E, assolutamente Francesco è anche la continuazione della storia di Flavia, nella misura in cui Francesco è il fratello di Flavia. E raccontando a lui Flavia, in qualche modo continuerà attraverso la sua elaborazione anche questo racconto. Come ogni mamma, nella mia situazione, diciamo, ci sono momenti durante la giornata, ci sono giornate buone, ci sono giornate molto meno buone. Si fa, come diciamo spesso con le altre mamme dell'associazione, un passo avanti e 2 indietro, però in questa danza danziamo con i nostri figli.